Va avanti la riforma dei musei voluta dal ministro della cultura Dario Franceschini, che ha nominato 6 nuovi direttori, 5 italiani e un francese. I musei italiani sono cambiati profondamente in questi anni e sono oggi un'eccellenza riconosciuta nel mondo, perché a guidarli sono andate le persone giuste attraverso rigorose selezioni internazionali, ha detto il ministro. I siti sono il Museo dell'Arte Digitale di Milano, il Museo della Civiltà di Roma, il Parco Archeologico di Pestum e Velia, il Parco Archeologico di Sepino, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e la Pinacoteca Nazionale di Siena. 5 paesi, 21 tappe, 7 siti UNESCO e 3 parchi nazionali. La mitica rotta di Enea, che ripercorre il viaggio dell'eroe cantato da Virgilio, è ufficialmente itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d'Europa. Una cerimonia nella Curia Iulia del Parco Archeologico del Colosseo ha sancito l'ingresso del percorso nella rete già composta da 45 progetti. I paesi coinvolti sono Turchia, Grecia, Tunisia, Albania e Italia, dove la rotta di Enea si snoda tra Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Lazio. Si chiama Guido Reni a Roma, il sacro e la natura, la mostra che la Galleria Borghese inaugura il 1 marzo a più di 30 anni dall'ultima grande esposizione italiana dedicata al maestro del Seicento. L'esposizione ruota attorno al ritrovato dipinto di Reni, Danza campestre, e attraverso oltre 30 opere prova a ricostruire i primi anni del soggiorno romano dell'artista, il suo studio appassionato dell'antico e del Rinascimento, lo stordimento rispetto alla pittura di Caravaggio da lui conosciuto e frequentato e i rapporti con i suoi committenti. Oltre 2 milioni di euro per la valorizzazione e la tutela del patrimonio di Firenze grazie al bando Cultura Missione Comune dell'Istituto per il Credito Sportivo. I progetti di recupero che saranno finanziati dall'ICS sono 7 e riguardano il fondo storico della Biblioteca delle Oblate, la ex chiesa di San Carlo dei Barnabiti con 2 interventi, gli argenti di Palazzo Vecchio, la torre di San Nicolò, la terrazza vasariana e il teatro della Pergola.